Boh. Il mio volume del microfono. Da un cazzo, Brian. Continuiamo. Proprio lui. Allora, eravamo zona nuova, vita nuova, mondo nuovo. È lui, è quello piccolo, carino, patatino, col sorrisino. No, ora non ce l'ha più il sorrisino, vedi, è spaventato. No, Bendy. Cioè, ma io nell'altra live ho detto, non stacco la live finché non rivediamo quel coso, e ho staccato la live esattamente 5 secondi prima che si vedesse quel coso. Sono triste. Non è giusto. Era il mio obiettivo, vero, Sacina? Non lo sa neanche lei se era il mio obiettivo o no. No, le uova di Clovis, no! Mica diventano mob comuni, mo quelle robe lì schifose, ti prego. Ti prego, no. Mena, spacca tutto, distruggi, devasta. Tutto. I believe there's something special in all of us. Ma è Joy. Who are you? Don't you know me? Take a good look. Aren't you... Joey Drew? In the flesh. Well, so to speak. Come on up. Let's take a little walk. There's something I want... È come incontrare Walt Disney, ragazzi. This old place is full of surprises. I should know. I've worked here a long time. Mr. Drew? Joey, please. Joey, what is this place? The studio? These monsters? Am I dreaming? It's a psycho, Audrey. A hunter is a hunter, even in a dream. Just a pencil and a dream, and with a little help from the Gent Corporation, came into being. From what I gather, it exists in parallel with the outside world, but completely removed from the march of time, and like a record played over and over again, it's begun to crumble, wear down. This studio is a monument to choosing the wrong road. Now, whether it was built for revenge or regret, I don't know. That's my riddle to solve. The truth is, Audrey, someone out there is messing with what's in here. Bad things have begun to emerge from the puddles. Wicked creatures that never came from my path. The worst ones call themselves keepers. Dangerous, deadly folks. They've taken over the old Gent workshop just beyond the sewers, trying to bring what they call order to this world. Freezing the cycle in place, changing the script. Whatever answers you're looking for, you'll find them there. Ma lo troveremo davvero, Darro? Perché avrei bisogno di cibo adesso? Non c'erano nemici?
Allora, ogni grande storia inizia nel mistero. Anche se le cose potrebbero essere oscure all'inizio, la verità illuminerà la tua strada. Non aver paura di chi sei. Abbi solo paura di ciò che potresti diventare. E bandiscilo. Anche filosofo questo gioco, hai capito? Look, above all, never forget. You're here for a reason, Audrey. There's always a reason, even when you can't understand it. You made this world. Why can't you fix it? Because I'm not the man. I'm just the memory. Molto triste. Just a pencil and a dream. Non perdere mai la speranza, quando sei in dubbio la risposta che cerchi di solito è lì vicino. Tutti quanti abbiamo dei sogni, fantasmi dal passato, ma quei fantasmi ci danno una strada da seguire. Il tuo migliore amico. Sono belle queste note qua, queste le traduco volentieri a voce. Bendy! No, non scappare, Bendy! No! Io TVB, sei così patatino! Perché scappi da me? Lord Hammock. Ma che bella però st'immagine così, guarda, con l'inchiostro che scintilla, roba da desktop, ragazzi. Quattordici di questi sono tanti. Siamo manco a 40 ancora. È lunga. Però servirebbe far più danno, soprattutto per quei cazzo di uova di Clovis. A hunter is a hunter, even in a dream. Dream supply non ci serve, ci dà solo cibo. E dai però. Stay dead. Everybody's, everybody's. I was raised in a deep dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul. Shame on what they made. She come to him and he'll become. She'll answer him like he's the one. His arm outstretched, but when she's done, he'll be torn apart. Go down the road, he go
Gotha on the road, Gotha on the road, that everybody's. Everybody's, everybody's. Lord Amok. Chi cazzo è Amok adesso? E mo che è Amok? Con sto simbolo qua, un teschio con quattro zampe da ragno? His arm outstretched, but when she's done, he'll be torn apart. Go down on the road, go down on the road, go down on the road, that everybody. It is very time to link the new giant building to Joy Drew Studios. They want to keep labor and parts flowing between them. I don't think they fully knew what they was actually creating here. When workers are heading through the shaft, you gotta drain the center duct into the overflow. When they're gone, you flood it again. And any schmuck can do it. Okay. Even if they're not an engine, but the main thing is you gotta make sure all the duct hatches are all open. Once they are open, the overflow can go drain back and forth between the two ducts. Simple stuff, but a bit complicated when you're working by yourself. Ok, dobbiamo drenare il duct centrale nell'overflow. E quando abbiamo fatto, dobbiamo riempirlo ancora. Può farlo chiunque. La cosa principale è devi assicurarti che tutte le access duct siano aperte. Allora, se sono aperte, non è che non intende più ducts, ok. Dobbiamo svuotar qua, quindi. He'll be torn apart. Non basta, giustamente, ha detto che ce n'erano di più. Giusto? Cazzo quanti sono. Cazzo. No, non si può vincere quando ne devi affrontare. Oh cazzo. Ciao Jay Salazar. Nell'amo Ramon Salazar. Benvenuto. Dove siamo qua, scusa? Ah, dove di prima? Ed è Ink Demon, si potrebbe anche fare un po' i cazzi suoi, eh. Maledetto stronzo ansiogeno.
Provaci. Secondo me muoio diretto qui, ma va. Ah, ma no, ma ci posso camminare. Ah, beh, giustamente mica è l'uno che muori se tocchi l'inchiostro. Ma non ci arriva? O ero troppo lontano? Ci arriva e come, secondo me? Non ci arriva? Bio è simile a Bioshock. Ah, ridaglie con Bioshock. No, perché l'avrei già droppato se fosse Bioshock, ragazzi. Nada de nada. Non balli. Oppure che lo faccio tipo da qui. No, si ferma appena raggiunge quello. Come stai comunque, Rio? La bacon soup. Prendilo. Guarda là. A secret passage. You gotta follow your inspirations when you're a musician. Stick to what you know works. Potremmo andare meglio tu come te la passi. Non lo so. So when Jen started digging their massive utility shaft between their place and ours. Quindi era obbligatoria sta zona, non era opzionale. Ho tirato una leva. A hunter is a hunter, even in a dream. Era acceso lì prima. Io ci provo di nuovo. No. Security lock. Buono. L'altra volta scegliemmo la stamina sbagliando. Permanente upgrade your ability cooldown. Anche questo non sarebbe male, però no, stavolta saluto. Sono tutte e tre utili. È la prima volta in un gioco, cazzo, che ogni abilità è utile, non c'è una che dico, ma avanto, sta roba non mi serve. Stamattina ho scoperto che sei il mio streamer preferito. Davvero, Rio? Quanto stai su Twitch in media? Insomma, mi lurchi tanto allora, perché non ti vedo commentare spesso.
Sei pure il mio più guardato liquidone. Ma come siete tenerini, ragazzi. Siete veramente boh. Siete un'insalata di patate, siete. Un'insalata di patate che mette d'accordo tutti. Mi guardate di nascosto nell'ombra, che carini. Anch'io vi guardo nell'ombra, ma delle vostre... dei vostri armadi... dove tenete gli asciugamani in bagno, ragazzi. Nessuno però supera le 1245 ore. Mamma mia. Sei un default. Ma sarò un default. Prova ad andare qua, salvo prima. Non muoio. Ok, questi sono i cosi che mi ha detto di aprire. Ah, ecco cos'era quella roba che lampeggiava. Allora, era uno di questi. Ah, no. No, non è vero. No, qua non c'è niente. Non dico molto di guaccia, ma difficilmente mi perdo le tue live. Con tanta dolcezza. Veramente patatini. Un cavaliere cipolla, niente. Anche dimmi che guarda le live di Digoisy Twitch. Ormai c'ha in testa quelle frasi. A hunter is a hunter, even in a dream. Non mi arrendo, secondo me si può... No, qua bisogna andare mettendo l'inchiostro, perché metti l'inchiostro, quello si alza e si può saltare. Ecco perché non mi ci fa arrivare con quello. Ma io lo posso rigonfiare d'inchiostro? Fuck! Ah, monete! Bravo, bravo, rutta il tuo dispiacere, mostro. Yes. Quanto pare a tempo, non mi uccide immediatamente quando l'inchiostro è alto. Ok. Ora mi conviene tenerlo alto o riabbassarlo? Ce lo dirà sta cicchina. Non vuol dire un cazzo, ah! Merda. Indietreggendo e colpendo non è male, ma non basta. Sto attacco all'indietro è davvero stronzo, eh. Sì, ok, ma...
Ah. How did everyone go? Why don't they answer? Ah, fanculo eri tu. Ma datemi cibo, bastardi! Questo non c'entra più niente. Dai, lo faccio. Ok, dovevo testarlo. Ne è valsa la pena? No. Mancano ancora 6 prepuzzi. Qua da dove sono venuto. Ma di là che c'è allora? Cioè, da qui mi fa sempre spawnare, ma che c'è se vado più indietro? Ah, è vero, c'era sta scala che ancora non avevo visto. What I feel with darkness and silence through the night. Oh no, le uova di Clovis! Come The Demon? Dai! Ma non me lo può fare in una zona nuova? Io non l'ho mai vista quella zona. Non so dove sono i nascondigli. Ma dai! Che due palle! Ma non potevo sapere in nessun modo dove dovevo andare lì. Madonna, sta roba che non salta le scale mi fa imbestialire! Sa, ci vedo che è ingiusto. No, no, non mi picchiare. Niente, mi ha rotto la sedia. E soprattutto, perché questa non si è rotta? Si rompono tutte tranne questa. Ah, perché c'è un oggetto de... Vabbè, ma ero morto. Non ci sono nascondigli qui. Non posso far ride qua. Noi siamo già stati qua. È un altro di quei folli backtracking con le zone che si ricollegano.
Oh, che cazzo. No, 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 no. Così indietro siamo tornati. È l'inizio della live qui. C'era il piccolo Bendy che scappava qua. Come ho fatto a tornare qua? Ma c'era sta scala prima? C'era roba. Anche la roba respawna. Gesù, devo farmi per forza la scala. Niente, mi aspettavo Snake Eater, saci. Dai, ma non vale! Mi stavo facendo i cazzi miei! Mai farsi i cazzi, però. Ah, conta come nascosto qui? Ah, Hunter is a hunter, even in a dream. Ciao, Nemacipo drogato! Nemacipo è un drogagagato. Cazzo quanto è droga. Drogato. Gesù. 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 Vime. Meno, però ne morisse almeno uno. Ah, sono quelli di prima, tra l'altro. Avevo già ucciso, solo che sono morto perché Link Demon ha deciso di essere puttana. Link Demon puttana. Sì, sì. Era puttana. No, che palle, Tokichiro, basta, è suonata male. Sai dirmi che gioco è? Ma si è tolto il messaggio fissato? Ah, perché ho riavviato la live. Che fastidio, cazzo! Ok, posso recuperarlo. Olà! Guarda lì, Nemacipo, messaggio proprio per quelli come te che sono sempre curiosi. Ciu 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 ciu. Ne mancano 4. La qualità mi piace essere a stare attenti. Eh.
Ma saremo dei gatti. No, dai, però mi hanno boicottato. It's peanut butter jelly time, it's peanut butter jelly time, it's peanut butter jelly time, peanut. Oh, cazzo! Mi ha anche ruttato. Dai, un colpo a tutti e tre mancava praticamente. Sono morto perché... Perché distribuivo i danni invece di prendermela con uno solo primo. Niente, ora mita di nuovo. No. A hunter is a hunter. Sono convinto che sto aspettando il cazzo di PC che sta installando gli aggiornamenti che sono partiti in automatico dopo che mi ha sentato la guardata. Poi mi dice che non bestemmia. Mi sa che io li ho messi ieri staccando il PC mentre andavo a dormire. Sì, gli ho fatto aggiorna e resta. Ho fatto la cacca, mi sono messo il pigiama, ero tornato e il PC era spento. Quindi deduco li abbia fatti. Lo vedo buono oggi Nvidia Broadcast o sbaglio? No, no, fa lo stronzo se mi muovo. Devi fare la cacca nel pigiama. Che idea di merda, dimmi, ma che schizzozzo porco maiale il disvini come tutti gli uomini. Cosa minchia devo fare? Give me $20, give me $20, give me $20. Allora, dovrebbe essere cambiato qualcosa qua, allora. Esatto. Within our isolated walls, Lord Amok reigns. The drips and drops of the leaking world above cannot stop his rule. Those who oppose Amok's end have their bodies crushed and fed into the narrow pipes that lead below into forgotten sewers under our feet. The tunnels are even deeper, even darker than this one. There is only suffering down there. But should anyone defeat Lord Amok, cast him down, or more kingdom will belong to the conqueror. This is the secret of Amok's immortality. Pass on the throne, pass on the name. Gli dobbiamo rompere il culo, insomma. Dobbiamo fare il sederino rosso a Lord Amok. A Lord Affamok. No, l'ho già carica l'arma. Corvino. Corvino, corvino, corvino. Ah, non ho controllato, ragazzi, che mi hanno dato un turno domani che inizia bene, quindi mi permette di streamare anche fino a tardi oggi. Però la linea mi fa cacare, volevo vedere se c'era qualcosa di meglio. Vediamo. Allora, questo monta alle 3.55, uguale al mio, non cambia un cazzo. Ma non è che è proprio il mio,
No. No, io c'ho... Ah, per lunedì e martedì... No, niente, sono drogato. Allora, cedo per domani, cedo per domani. Porca troia! Appunto, mettere il gioco in pausa quando non stai giocando. Ah, che due coglioni. No, adesso ci sono ancora quei tre stro. Ah, posso salvarmi? Gesù. Non posso salvarmi. It's over. The night will be over soon. Ma carica, fai prima. Speriamo, Dollina. Puoi sempre chiedere a quel pagliaccio di dimmi quando di farti ridere. Facci ridere, paia. Scherzo, dimmi, TVB. Ah, ah, no, no, che stupro. E niente. Ok, questo monta alle 2, monta alle 4.42, ma la linea mi fa caccare. Questo mod B10, no, lo fai tu. Aspetta che non sono attività più recenti, ecco qua. Tatiana, un B39, per mezzo presto primo turno, no. No, 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 cacca, cacca, cacca. Just take a look at this. Super it's cacca. Forest. Oh my god. Giga cacca. Super mega ultra cacca. Questo collega non sa che io questo turno... cioè, questo è il turno che io avrei dovuto fare domani, ma ho chiesto all'ufficio turni di darmi un altro turno e lo hanno passato a lui. E adesso lui sta cercando di cambiarlo, ma lui non lo sa che quel turno avrei dovuto farlo io in realtà. Ah, sono un mostro. A hunter is a hunter. Even in a dream. Per il 24. A me che cazzo me ne frega. Devi cambiarmi il turno adesso. Per il 24. Sabato. No, sabato 17. 12.41. No. 2B06. 4.41 del mattino. No, 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 no. Mamma mia, che turni di merda. No, è il più bello che... È il mio il turno più bello che è andato, a quanto pare, nonostante sia una merda, vabbè. But just take a look at this. It's forest. Oh my god. Ooh.
1 e 2 e 3. Leva. Oh cazzo, è Lord Amok? È lui? Behold, the stranger is upon us. Kill her. Ah. Kill her now. Ah, ok. E ho la mia mossa segreta, si chiama il pugno di lato. Non ho voglia di farmi le scale, dammi il dash per l'amor di Dio, dai. Oh. Sono bornato. Mi ha preso comunque. Come sono morto? Mi ha colpito alle spalle a Fammok qui. Ah. L'altra sera sono colata la storia con me. È una storia, non c'è che dire. È decisamente una storia. Si capisce un cazzo, però è una storia. Affamok, sei stato tu? Maledetto. E faceva cacare Affamok, però, eh. Oh, oh, Bonnie, regno io adesso. Ah, sono diventato il nuovo Amok. Quindi Amok non è un nome proprio. È il nome del regnante. Oh. Sono Lord Amok. Che palle però. Posso andare via? Non voglio più essere Lord Amok. Scemo. Emergency shaft e 2. Hail Amok. Hail Amok. A hunter is a hunter, even in a dream. Niente, sta frase mi romperà il cervello. La metti come audio? No, perché non fa parte della nostra lore. Era aperto qua prima, non era aperto. Manco per il cazzo che era aperto qui. I see you marveled as the truth unfolds. You will accept your fate. Ti prendo a botte sui denti, maledetto stronzo che mi hai ucciso mentre stavo guardando i turni di lavoro da cambiare. Maledizione! Little Bandy.
Where did you come from? Look. Al cappellino di Natale. I didn't mean to hurt you, and I really don't think you want to hurt me either, right? Good. Let's be friends then, okay? What do you say? You and me? Awesome. You can help me. I'm looking for the old gent building. What's wrong? Is it a bad place? It's okay. I won't let anything happen to you. We'll go one step at a time. Just you and me. Let's see what we can find. Oh mio Dio, è vicino a me, mi guarda e sorride. Aveva il cappellino da Babbo Natale, non ce l'ha più. Ma guarda lì, ma c'è un'intera città, cazzo. Sapete che città mi ricorda? Vi ricordate quel gioco in VR? Quello che avevano tutti quanti le maschere da maiale. Quanto cazzo era disturbante quel gioco. Anche tu sei molto sexy, Pomatino. Farei l'amore con te mentre tu tieni il mio cappello. Non è Bioshock, porco di quel... Come si chiamava? No, Tomattino, tu non c'eri perché rompevi il cazzo in quel periodo. Era... non mi viene in mente, cazzo. Non è famoso, Tomatino, se no mi verrebbe in mente. Quello con gli... Quello dove, porca puttana, c'era quella parte in VR che c'erano i tizi che si impiccavano, dovevo toglierli tutti dal cappio, ragazzi. Here they lie. No, here they lie. Oddio, forse... No? Daylight... No? Come cazzo si chiamava? Era un gioco esclusivo a VR per PlayStation. Fatto da Santa Monica. Vi saprei dire qualsiasi cosa di quel gioco tranne il titolo. A bandy is a bandy, even in a dream. Wilson knows your purpose. Adesso porca puttana vado a googlare. Santa Monica War Game. Cazzo, un dubbio adesso, forse non era Santa Monica. Santa Monica Studios. Wikipedia. God of War. Twisted Metal, War Rock. Who We Are? No. Però aveva un nome del genere. Figa, ma non ha fatto solo God of War Santa Monica, ha fatto anche Fat Princess, tipo, perché non c'è nella lista qui? No, non dormo la notte se non scopro il nome di quel gioco, ragazzi. Dovrei accendere la PS5 e guardare come si chiamava. Allora, PlayStation War Games Santa Monica.
Non era Santa Monica, allora. PlayStation War Games. Reset, però dentro Beat Sub. No, già. GGGG. Basta, accendo la PS5. No, se no non dormo. Here they lie. Bravo. Mamma mia che sexy quell'Alexino. Here they lie. Che pazzo fuori di testa che era quel gioco. Scusa PlayStation 5 che t'ho accesa per niente. Dimmi la sapeva, non sa una sega. Ora però devo spegnere la PS5, aspettate. Bello consigli? È in War, Dollina. Anche se te lo consiglio, dubito che tu lo comprerai mai il War, perché nessuno di voi compra il War, perché siete tutti delle pussi. No, diciamo che se dovessi comprare il War non te lo consiglierei. È bello pesante come gioco e non è che ci abbia granché di gameplay. Era soltanto folle a livelli indescrivibili quel gioco. Cioè non lo consiglierei, no. No. Guardalo, magari recuperati la mia replica. Che dubito lo rivedrai streamato da qualcuno. Anche perché io non conosco un canale che faccia VR. Sta per succedere qualcosa di molto brutto. Per me esce tipo il Link Demon gigante adesso che ci insegue nelle strade. Sta a vedere. E trova sempre i posti dove sedersi. Che carino che è, mamma mia. Looks like we need to find an ID card somewhere around here. Any ideas, Bendy? Non ce ne sono lì, Bendy, non ce li danno mai. Però mi stai facendo intendere che sono qui attorno? Nothing in here. Let's keep looking. Nothing in here. Let's keep looking. Maybe it's somewhere else. Nope. Not in here. Nope. There's nothing in here. Sorry, Bendy. Non li posso aprire finché non li punta lui. Un po' una cacata sta roba. Dentro la macchina? Oh, maybe it's somewhere else. The future has arrived, just didn't know it would get here so soon. Some of the stuff that's coming out of Gente doesn't follow any of the rules of physics that I know. Hard to believe they started as a brick laying company once upon a time. Oh, they are a model that ID card machine they got at the door. You don't bring your ID, you ain't getting to work. So I started putting my ID card on my nightstand in my room at the Downside Hotel. It's not the safest way, but at least I know where it is. The Downside Hotel. Looks like we found a clue.
Serviva una chiave, mi pare, per andare di là, però o sbaglio? Era la porta che avevamo visto chiusa, mi sa. Può essere? Questa? No. Oh, Bendy? Ah, sei qua. Figa, lo confondo con i pupazzi adesso. All'hotel. Oh yeah? I'll just start my own place. Quello è Toma che è entrato in un negozio di carne, ragazzi. È lui. Il negozio di carne pomatino. Ah, la carne di pomatino. Ti aspetta seduta, è patatissimo. Sì, guarda, trova sempre un posto dove sedersi. È come me quando una donna mi porta al centro commerciale, ragazzi. The beef is people. Ah, the beef is people. Vabbè. Non me l'aspettavo proprio una città dentro dentro questo posto. Molto carina. Hai il culo organizzato per le panchine. Perché tu ti piace vedere le donne che si scelgono i vestiti e stanno nei camerini a provarseli? Dimmi, fammi capire. Non hai quella meravigliosa visione di una sedia quando entri in un centro commerciale? Lui le guarda direttamente da dentro il camerino. Sozzo, porco, maiale, il disvini come tutti gli uomini. Ah, ho sbagliato il tasto, mi sono spaventato. Un piccolo Jerry Pippo. Sfigati, avete ancora una famiglia a cui voler bene. Buon mattino, sei furioso. Ma l'hotel è questo. Ah. E Bendy? Bendy, aspettami qui, ok? Carino, mamma mia. È un piccolo gomboni da portare dove vuoi, da coccolare, amare. Deve essere qui l'ID card, no? But it won't be easy. Mm.
No, Tomatino, non dire così. Vieni qua, Tomatino, ci siamo noi con te. C'è Gomboni, c'è Dimmi, c'è Dollina, c'è Alexino, c'è Nolan. Tutti a far capodanno da Poma, presto? No, qua era opzionale comunque. Era un segreto, per puro caso ho visto il simbolo e ho capito che era il simbolo del cazzo. Bendy non è qui. Siamo stati gabbati. Siamo stati gabbendi. Eppure l'hotel questo è. Atoma, is Atoma, even in a dream. Pure sono solo chi mi fa compagnia a me, Pomattino. No, non c'è altro, è per forza qua dentro la soluzione. Aguzziamo la vista e cerchiamo di capire. Hello! Forse devo salire ancora di più? Non era opzionale, manco per il cazzo. Prendi tutto prima che si chiuda. The Keepers see everything. Eccola qua. Well, James, you haven't gotten far. Don't do that. Wait. How did you get in here? È un fantasma. My ways. So tell me. How goes the journey? Slow, but I'll get through. I see you have your father's never quit go-getter spirit. Oh, now you knew my father. Well, newsflash, I didn't even know my father. Or my mother. Or anyone else in my family. Molto triste, hai visto? You've chosen to forget the past. I can understand that. What are you talking about? Look. I don't think you're ready for this, but hang on to your lunch money. There's something I want to show you. Wait, what are you doing? All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Over here. Come have a seat. This won't take long. Where are we? A very old place. Full of memories. But never mind all that. There's a little story you need to hear. You ready? Here we go. Once upon a time, Audrey, there was a bitter old man who had lost just about everything. Joey. Right. The real Joey Drew. He blamed everyone but himself for his mistakes, but mostly he blamed his old business partner for abandoning their work years and years ago. A man by the name of Henry Stein, great artist and a good friend. In his anger, Joey used an evil machine to create another world. A world made of paper and ink, where he'd torment his own version of Henry forevermore. But one day, a miracle happened.
an angel came into Joey's life. A young woman by the name of Allison Pendle. She didn't visit often, but when she did, she saw something good in Joey no one else could, including himself. Through their friendship, he began to see the world with better eyes. So one day, in Joey's cartoon cycle of hatred, he gave Henry an angel of his own to guide him when things were most dark, to always provide hope. It was then Joey decided to make something new, something he had always wanted, but he could never have, a family. But not a cartoon one, something real. And after many, many tries, he created something that made him happier than he ever could have imagined. A wonderful, loving daughter. Bright, kind, almost human. He created you, Audrey. What? Are you crazy? Listen, I know it's a lot to believe. Who do you think you are? I wasn't born from some machine. Flesh and blood. I'm not some kind of ink monster. Just because we're born of darkness doesn't mean we belong to it. We're always free to choose, to believe what we want to believe. Take me back, right now. I'm not listening to any more of your lies. Remember who you are, Audrey. Leave me alone! Guarda la storia, ci dà dentro, ragazzi. It can't be. Figa, ho finito di leggere l'altro giorno il terzo libro di The Ring, grazie. C'è una cosa molto simile. Tanto non ho capito niente. Ma come no? Ma niente. A bandy is a bandy, even in a dream. Bandy? Bandy? No, non ne posso affrontartene una volta. No, se puede. Ciao, Crescino. Mangia, mangia, mangia. Dove cazzo sono adesso, però? The man who killed the ink demon. Cazzo che mi aggiunge su Steam a caso?
A hunter is a hunter. Ma aspetta, noi dobbiamo andare di qua. Ma Bendy? Niente, l'abbiamo perso. Cazzo, se mi ricorda tantissimo Here They Lie. Oh cazzo. Ah, quindi è davvero lui, ma... Giustamente può esistere un solo Bendy. There's room for only one boss and one... No, there's room for only one snake and one big boss. In effetti non è più vero. E no, no, quella la dice The Boss, Tomatino. Liquid invece dice quella che ho detto io. Niente, Tomatino, mi cadi sulle citazioni simili. No, Tomatino, hai fallito, basta. In castigo, Gomboni, puniscilo. Oh cazzo. Oh, dovremmo riuscire a potenziarla mo in teoria. Ma come ne manca un... Madonna. Dai, sarà qua attorno. Ma ha dato qualche indizio dall'audio per il codice, non ho capito. Non l'ho ascoltato minimamente stavolta. Non essendoci sottotitoli è un po' difficile, sai com'è. $350 a week, che sia quello? No, è solo l'ora allora. Pays $350 a week.
Ah, ma aspetta, 350 a week. Tomattino, dai, il matematico qua, su. Non lo so, non la so la terminologia inglese. Che vuol dire che gli paga 3-5 a settimana? Dov'è una moltiplicazione? Ho capito. Ma tu non mangi poi pomattino, tu fai la fotosintesi, su, non ci prendiamo in giro. Cos'è 350? 350 è 150, ok, quindi 150 per 7. 15, 30, 5, 40, 5, 90, 105. 1500, mi avete confuso, cazzo. 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105. Eh no, si va oltre. Ma non per 7, tutta la settimana che lo paga 50. Ah, allora ok, 150. Non è il giorno. Non lo so, non come la mettono loro sta roba. Abbi pietà. A parte che non c'è lo zero, quindi non è manco questa. Vabbè, 3-5-0. Non c'è lo zero! Ancora! Mamma 315, perché? Mamma. Fammi rileggere. Pays 350 a week. Forse c'è scritto per quante settimane ha lavorato lui, dobbiamo fare il calcolo. Ma in ogni caso spunta sempre zero poi, o no? No, non è detto. Potrebbe uscire 5. A week per dire 7 giorni. I figure it have a good easy money. With my record you can afford to be picky, but turns out something really wrong going on in this place. I mean, I've seen dead people before, but here that is like a way to live. A clockwork march. They will out the body and they disappear down the chute. Forgotten me from the street. Paid to die. 350 a week. Non credo c'entri. Solo che lo ripete. È quello che mi confonde. Lo ridice due volte. Avevo dato per scontato che l'ultima cifra era un 5. 5-7. Non c'è il 7. Va da 1 a 5, Cristo. Ma li stai guardando sti cosi che girano? No.
No, l'ultima cifra non è 5, quindi non c'entra un cazzo quella roba di razzi, dai. Che se fosse una moltiplicazione potrebbe essere soltanto 5. Ma nemmeno, sarebbe sempre comunque 0. Oh no. Bro, bro, no, non è 5 l'ultima cifra. Quindi non c'entra nulla quel file lì. Io piango ogni lacrima. Ma vaffanculo a questo gioco. Io è quando lo faccio più complicato di quello che è. Sonno. Where did you come from? Who made you? Can you take me to him? He wanted me to find him. Dangerous, much too dangerous. This subject is without limits. Please let me see him. Niente. Che cazzo sono? Gesù. Sono invincibili. Sono come il cavaliere.
Non lo posso potenziare ancora se non mi dai quello che mi serve. Forse è qua. No. E che cazzo. Elemento 13, devo su sepolizia della trasporta per tornare proprio tra l'area delle successive in bay, vado a sedersi, mi darò un'altra termination del corno del mediano, mi darò un'altra aspetto di serie del prodotto. Ok. Dammi quel pezzo che mi manca, gioco, dai, che cattiveria. Aia. Arriva. Che cazzo, eh? Oh Gesù. È buono. Ok. Potresti spostarti? Eh? Eccolo. Me l'ha dato. Possiamo potenziare l'arma. The keepers have taken my friend. Look at him away like some animal. Just cause he's a is big and strong. Quindi è lui l'amico. But I don't need to fear him. No, if they just make sure to feed him on time, Big Steve won't hurt a fly. Big Steve! He loves the fruit from the little devil lounge. Best. In fondo insomma vuol dire non è un problema show, è un problema shaft and see this for the ricassi and they will come and see we release. Ita. Experiment 14.
Tua sorella Mannara. Merda. Ouch. That's where the ghosts live. Just beyond that door. The keeper's prison. The pit. No one ever comes out. At least, they're never quite the same. But I could open the door for you. I do know how. I really do. Thank you. That would... But first, maybe play a game. Oh, I love to play games. I like hide and seek best. Find me, and I'll open the door for you. I promise. Look away while I hide, and no peeking. Ovviamente non in questa stanza. Quanto cazzo veloce è stato! Sopra lei, però l'ho sentita. Heidi. Grazie. Can you open that door for me? Interact with the linker palms to fast travel between two specific locations. Dark place you already see my also new secrets. Madonna, c'è un backtracking importante questo gioco, l'ho detto io. Cioè,
Ciao, Der Wacker, benvenuto. Sì, ma... Ah, ok. Ma mi porta dove cazzo vuole lui, però. Vabbè. Cioè, ognuno è collegato a un solo posto. Noi dobbiamo piare il cibo. Là. Ma ci decontaminerà davvero? Brutta zoccola maledetta, tu e i tuoi jumpscare della minchia. Excuse me. Sir, can you help me? You must be really lost to be asking me for help. I'm just looking for answers. Strano che sto titolo hanno spoilerato il nome di questo tizio. Wilson, the cycle, anything could help. What's your name? Audrey. What's yours? Honestly, I've almost forgotten. Ah, perché non si ricorda chi è, ok. My name is Henry. Ah, no, è lui. Been a prisoner long? When the keepers think you're a threat to their plans, they lock you away. Forever. Still, it's given me time to think. Things like, if you haven't eaten in years, you might not be human. Why would you be a threat to them? I'm what they call a cycle breaker. Once upon a time, I knew how to start the cycle over. And when that happens, everything begins again. Completely new. È protagonista dell'uno lui, eh? Keepers don't want that to happen. How did you do it? Reset the cycle. Turns out the Ink Demon himself is the key. This world is his, but even he must obey its rules. For now, at least. If you can get him to look at something very specific, it will reset everything. What is it? It's just a reel of film. Labeled with the words, the end. I can see it in my mind every day. They keep it upstairs in the pit. I'll see if I can break in and steal it. Maybe if I reset the cycle, we could make things better for everyone here. And what about you? I just want to go home. So did I. Good luck, Audrey. If you need me again. You know where to find me. C'era bisogno.
Ah! Cazzo! Ah! No! E ora dove cazzo riparto? Oh no, ci dobbiamo rivedere tutto il video. No, si può skippare, meno male. Ok. Qualcosina per le jumpscare, per le jumpscare, buonanotte, per le speedrun le han pensate. Ok, vado, eh. Era tipo un boss dell'uno quel coso. Fottiti. Sei bello, Belfino. Che bello vedere il Belfi, quello buono ogni tanto, e non solo quello malvagio. Come stai, Belfino? È da tanto che non ti vedo. Preso un memory. Cosa sta per uscire? Ma quanti cazzo di mostri malati hanno fatto? Ah no, ma è il solito stronzo. Okay. Ma perché sei rimasta lì ferma? Potreste fare la fusion per avere il true endgame, Belfoy. Rest yourself, Audrey. You're still weak. The Keepers can be relentless to strangers. But there's nothing to fear as long as I'm with you. You're safe now. You did this to me. You brought me here. Turned me into this thing. This doesn't make sense. I've never done anything to you. Open your eyes and look around you. None of this makes sense. Drawn walls, nightmarish creatures, an ancient studio that died out almost 30 years ago. It's all fiction, utter nonsense.
In here, it exists. It breathes. It flourishes. Reality, guided by its master's pen. The foundation for a new reality. We can bleed into our own. Just think of it. Anything we create in here, we can release out there. But first, this world must be controlled, made safe. These angels and demons, are they really life? Or are they just stains? Old mistakes ready to be cleansed away for newer, greater things. What do you want from me? I need your help to save my father's life. What? This is our star. We'll talk more once we're safely inside. No! Quanti capitoli ha? Ah boh, è uscito completo da subito, quindi non credo qualcuno sia stato a contarli. Cioè, almeno si sono fatti furbi e questo l'hanno fatto uscire completo da subito, eh. Non lo so, Tomatino, è tutto molto complicato. Che sia un figlio illegittimo di Walt Disney. Ma un tubo, ma figurati. Ciao Norettina. Ciao Yonoa. Non t'avevo vista, scusami. L'ho preso un attimo dall'asteroide, ragazzi. Is cleared for entry.
Tubo in testa. Allora anche i miei pugni sono letali. Non posso mettere giù i miei pugni, però. E la mia mano può essere... com'era? Può essere piuma, può essere ferro. So he cannot pass them. I wish I could say I invented them, but it seems our friends at the Gent Corporation had a demon problem of their own long ago. Ma che? Sei un po' malato, Wilson. And now, my dear, if you'll excuse me, I have a lot to prepare. We'll talk later, I promise. Besides, you must be very tired. A quick rest will do you good. Betty will show you to your room. Betty. She's my housekeeper, among other things. You never actually killed the Ink Demon, did you? No. He's too powerful to destroy. So we sealed him away, trapped him in a different form. One that was smaller, harmless. Bendy. It was a fitting prison, although he seems to have found a way to free himself. Capito. But enough talk. We'll deal with that soon enough. There's some nice fresh blankets all laid out for you. You'll be dreaming in no time. Wait, Wilson? One more thing. If you needed my help, why didn't you just ask? Would you have believed me? Come along, and no more dawdling. This way now. You're here at last. It's so exciting, finally having you with us. Now, to give you some bearings, we're currently standing in the south wing. Wilson's laboratory is downstairs. And then, there's the north wing. Ma mi guidi o no? Mi scusi, signorina. We've had to keep the north wing locked up tight. I'm afraid it's fallen into ruins by now. All those juicy, lovely books gone to waste. Only keepers go there these days, and they'll tear you apart limb from limb if Wilson isn't with you. So, mind your distance, and you'll be just fine. Often I have guests to look after, especially one I can actually talk to. Almost everyone here either can't speak or they're completely mad. All right, here we are. Best room in the house. You should see where I sleep. Ugh. But this room, oh, just perfect. I saw to every detail. Bed is clean. The bathroom is on the left. Sorry about the stains. I did try my best to get them out. Did you have any questions? Is it always night here? It's always dark, if that's what you mean. For as long as I can remember. Are you very old? No. As far as I understand it, I'm something quite new. Although, I didn't turn out the way I was supposed to. One in a long line of failed experiments. But Wilson will keep trying. And do you trust Wilson? This is the realm of the Ink Demon. The shadow hangs over us all. I don't trust anyone. But Wilson takes care of me, keeps me safe. He once said I remind him of something he called his mother. Tell me, is that a good thing, where you two are from? I'm not sure.
I don't think I ever had one. Well, no matter. Now, I was told to make sure you get some sleep once you got here. So get nice and comfy and relax. I left something on the table that might just help you nod off. It's my own recipe. Works very fast. Just follow the instructions. Carefully. Thanks, Betty. Of course. If you need anything else, I'll come straight away. I'm always up. E se Betty fosse Batman, ragazzi? Non ho mai visto Betty e Batman nella stessa stanza. Sì, io leggo sta roba, ma siamo pazzi. Au, 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 au. Prima traducilo in italiano, poi te lo leggo. Gilson. What's a Gilson? Fatta tutta. L'ha fatta davvero? This doesn't help at all. Life and death can become a thing of the past. Poverty and hunger, a distant memory. I can remake the world anew. The Gilson fish. So, I'm looking for a fish? There's gotta be one here somewhere. Il pesce paduno, proprio lui. Il duro pa. Ma sarà too fast? That did it. Looks like the fish is asleep. Ah sì, ho addormentato il pesce. Get away from me, you little stinker. hello.
I forgot the Gilson again, didn't I? And there's some already ground up in the kitchen too. I'll bring it up to your room straight away, shall I? Oh, and maybe you could put Harold back in his tank. He does so hate the dry air. Va bene. Voce divina, sei tu Gesù. Non me la ricordo più come continuava poi. Qualcosa d'amore. È come te, qualcosa del genere. Sa perché non me le ricordo quelle canzoni. C'è Cartino. Sei tu Cartino. Hai detto torna nella mia stanza. Ma nella mia stanza non c'è un cazzo. Betty, mi stai trollando. Non ho neanche più i miei potori, non ho la mia arma, non ho più niente, non sono più niente. Sacichina, di qualcosa. Ma pure io, Sacichina, ma dobbiamo confortarci a vicenda, se no qua non ne usciamo. Forse Saci è la soluzione. Sarebbe una soluzione più che adeguata. Non mi capito che la devo fare. Return to your bedroom. E io che cazzo ho fatto? Scusa. Dai un voto a questa melodia, Saci. Onesta. Now just 3 sips of water. Sip. 1. Sip. 2. Sip. 3. Sip. Era inchiostro, cagare. Just a little overwhelmed. It's all right, honey. I understand.
It's not every day one gets to bask in the glory. Angel? Alice Angel, to be exact. That's who I am. Sent from above. Impending perfection. What do you want? Right to the chase. I like that. The truth is, honey, you're one of a kind. And to put it bluntly, what I want is your face removed, your skin peeled away like paper, and your insides torn out and tossed onto my table. Custom parts, ready for my delicious harvest. And with your generous sacrifice, I'll be beautiful. Ma non l'avevamo già uccisa nell'uno questa tipa? Ciao Alissino! Ooh, how about a game? Let's all play a game of riddles. Riddles? What a wonderful idea! No. Yeah. Alright, honey. Here's the deal. Behind you is the door to freedom. But it will only be opened if you solve my little puzzle and return to your special chair. Then, I'll throw this heavenly switch here. If you get the puzzle right, you walk away. Get it wrong, you fry. Let's begin. The fox thinks the rabbit smells of elderberry. I couldn't see them sitting together. The fox thinks the rabbit smells of elderberry. I couldn't see them sitting together. The bird won't have anything to do with the rabbit, but I hear he likes to court danger by sitting next to the fox. The fox has always hated the bear. They never sit next to each other. My friend the bear always sits next to the bird. After all, they went to school together. The rabbit never sits with the bird, but he loves the playful company of the bear. The pompous fox? Well, he wouldn't be caught dead sitting on the left. Far too pedestrian. The pompous fox? Well, he wouldn't be caught dead sitting on the left. Far too pedestrian. Ok, quindi la volpe siede alla destra del... The fox has always hated the bear. They never sit next to each other. The bird won't dell'uccello, mi sa. With the rabbit, but I hear he likes to court danger by sitting next to the fox. Ok, dove devo darla la soluzione? Lì sopra? Parla un po' tanto sto gioco, sì. Ok. Figa, ci sono anche animali che non esistono. Mi pare di averla capita così io, no? Posso salvare? No. Posso provare a ascoltare. Aia. My friend the bear always sits next to the bird. After all, they went to school together. The fox has always hated the bear. They never sit next to each other.
The bird won't have anything to do with the rabbit, but I hear he likes to court danger by sitting next to the fox. The fox thinks the rabbit smells of elderberry. I couldn't see them sitting together. The rabbit never sits with the bird, but he loves the playful company of the bear. The pompous fox? Well, he wouldn't be caught dead sitting on the left. Far too pedestrian. No. Aspetta, qua dice... The pompous fox? Well, he wouldn't be caught dead sitting on the left. Far too pedestrian. Ah, quindi la volpe non deve essere seduta alla sinistra. No, 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 quindi la volpe... No, l'ho messa a sinistra, la volpe va qua allora. Qui va l'uccello. Qui va l'orso. E qui va il coniglio. Vai, me la sento. Aia. Hold on tight, honey. Here it comes. 3, 2, 1. Quindi era giusto? Hai fatto una strage, vabbè, mica l'ho fatta io, l'ho fatta lei, cazzo vuoi, quelli morivano comunque, solo che morivo in più anch'io. Insomma, Alissino è lui il portatore di legge, lui avrebbe arrestato la tipa prima che avesse fatto qualcosa di brutto. Guasta feste, guasta feste. I'm gonna rip you apart. Merda! No, io non capisco perché sto gioco ti mette 3 nemici da affrontare insieme, che è impossibile il combat system con 3 nemici. È impossibile, non ha senso. Non lo puoi fare, basta. Non è che c'hai scelta, c'hai possibilità. Non si può vincere un combattimento contro 3 di loro. Non erano quelli qua seduti, però. Potenziamola finalmente, Gesù. Butta. Unleash the power of the punch. Con tab. Me lo fa elettrificare.
Emotico con giusta è bloccata a livello 2 di sub. Oddio, cosa c'ho a livello 2? Cosa c'ho a livello 2? Manco mi ricordo io. Non le fa mai nessuno quelle robe lì. Ah, la Sacicopolis. È vero. Oh cazzo. No one humiliates an angel. No one. Now hold still, honey. This is gonna hurt. Cazzo, è sempre lì. Ci sono le noticine della host, quella bella, ragazzi. Tum 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 tum. Cazzo, non la posso caricare tornando indietro. Mi ha ricordato Chica per un attimo, la mia Chica. Cazzo, era lì sopra, c'ero già. Ah, puttana! Pardon. Du, 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 du. Ah, è stupido, potevo anche saltare da qua, mi sa. No, non è vero. Sì, vabbè, ma 2 secondi ci impiega a caricare. Ci arriva!
Allora il giro è più difficile di quanto credesse. Ok, quella è la porta da aprire alla fine. Io devo trovare un'altra porta come questa. Che per logica è dall'altro lato, no? Niente, pensavo stesse caricando. Praticamente che le hai fatto? Nulla, ammazza le persone perché così le può assorbire e diventare più bella, ma dopo un po' la sua bellezza si consuma ancora e quindi deve uccidere di nuovo gente. È stupida. C'era anche nell'uno, ma l'avevamo uccisa, l'avevamo decapitata, perché esiste? Ah, perché il ciclo è ricominciato, quindi è resuscitata anche lei, giusto? Ci deve essere qualcosa qua che mi sfugge. Che mi fa ricaricare l'arma. Ma sì che ci arrivava. Ma perché allora? Vabbè. Niente, è rimasta bloccata. Vabbè, stessa roba di prima. Solo perché non faccio sopra sto robo qua. Ma ci arriverebbe comunque, ma è stronza. Vattene a fanculo. C'è l'altra Alice. Per forza c'era lei. Perché l'hai decapitata anche nell'altro gioco? Alice, è Jerry. How good it is to see you. Eccolo. Must be your wolf. Audrey, meet Tom. He's my protector. My friend. You both got here just in time. Now I understand why you don't like being called Alice. The machine creates many of the same forms. At least on the outside. On the inside,
We're all pretty different. Well, from now on, I'm gonna call you something other than Alice. It just doesn't suit you. Oh? What do you have in mind? How about... Allison? It's not bad. Okay, I'll try it out. But only if you can tell me what in heaven's name you're doing in Wilson's retreat. Wilson! I almost forgot! I have to get back right away. Are you crazy? Wilson's our enemy. Do you even know him? Have you ever talked to him? I've seen what he's done. That's good enough for me. Look, it sounds like he has a plan to kill the Ink Demon. For good. And I think he can help us all. I just need to go back and hear him out. Well, if it's true, you'll both need as much help as you can get. The Ink Demon won't go down without a fight. Tom and I will gather some of our friends. Anyone who's left. Good luck, Audrey. You too, Allison. Mind if I take this? Alicino, Alicino. We will run this boy. If you can bring the talent to imagination, they already face every download and the crowd up to you. They ask your name, they want to you to attend, they ask you to speak. A silky voice with gorgeous lips is everyone a weak spot. I was abroad by my fashion stolen from me. To get it back, I'll rip this rotted world apart. Angels are beautiful. Angels are beautiful. Sì, praticamente loro due sono quelle che davano la voce a quel personaggio nel cartone animato, se non ricordo male. Lei era la doppiatrice dei primi episodi, poi era stata sostituita con quell'altra. Però loro, venendo a contatto con l'inchiostro diabolico, si sono trasformate entrambe in Alice, perché doppiavano entrambe quello stesso personaggio. Lei però era risultata corrotta, non mi ricordo perché... Dino, ma tu hai paura in questo gioco? Alcuni jumpscare sì, mi mettono in inquietudine. Quelli della tipa che spunta all'improvviso senza avviso. Quella rompe un po' il cazzo, sì. Va bene. Allora, vi posso dire che secondo me chi c'era uscito matto col primo gioco ci sta uscendo mattissimo anche con questo. Cioè, è un bel tributo al primo gioco, un ottimo sequel a livello di storia. Come hanno evoluto le cose, è veramente tanta roba. C'è della cura nella storia, solo che... Il primo l'abbiamo giocato tanto tempo fa. Io me lo ricordo... a lunghe linee. Però... GG davvero. Che noi praticamente siamo all'interno di un loop, quindi sta praticamente accadendo la stessa cosa che è accaduta nell'uno, ma con qualche differenza, perché si sono aggiunti altri personaggi, altre persone sono entrate in contatto con sta macchina e quindi il loop si sta modificando. Però più o meno sta andando tutto allo stesso modo, tipo lei che uccide quell'altra era successo anche nell'uno. Anche tu sei molto sexy, Pomattino. Cazzo!
No, non ho il potere. Ah, è vero. Non posso usare il dash. Madonna, quanto tolgono con un pugno. Può uccidermi finché rimango qua, ma non se ne va nemmeno. Sì, ok, carico l'arma lì e poi dove vado? Non hai capito. Non ha effetti negativi. La morte te la può dare soltanto il cazzo di demone se ti piglia. Ti fa partire dal caricamento, dall'ultimo salvataggio. Loro no, ti mainano e poi tu respawni dal prepuzio. Dal prepuzio. Sì, se va di là non finiamo più. Vieni qua. Oh, mi hai visto prima attraverso. Che cazzo. Pensavo di poterle fare quelle cose, anche se mi aveva visto, invece no. Devo per forza farlo mentre non è allertato. Il cazzo del demone, il cazzo del demone. Pomatino, pomatino. C'era una leva qua. Cazzo! Merda! Ci ho sperato che sulle scale non mi colpisse. Niente, devi aspettare. Che due coglioni. Vieni Kingdom Hearts stamattino che ti rallegra la giornata.
quando avrò giorni di vita da buttare, Pomatino. Vabbè, ho fatto quel passetto per sbaglio in più, cazzo, e mi ha sentito. Madonna, Gesù, che due coglioni. Dai, no, è proprio una merda, ma non lo puoi mettere in un corridoio così, un robo del genere. Non lo farò mai, Stealth, non ci penso proprio. Stronzo, vieni qua. Popo mattino, popo po mattitititino, è pomato, pomattin, popo 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 mattin. They say I killed my lord, they say the ink demon fell, they say I was a false prophet, but I say my lord lives, but I say he will return, but I say you better watch your back, Mr. Wilson. Can I get an amen? Che bello quando non c'è un cazzo. Ma manco qui, davvero? Tutto un gigantesco troll. Picchio tutto, sì sì. No, no. No, 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 non voglio. Merda! E mi prende mentre salgo. Sì, ma...
Voglio la zuppa. Allora, ancora ci hanno provato a buttarmi giù. Mi fido, scendo, lo faccio. È ovvio. Aia. Minchia, ma torna in automatico lì, pesante. Devo distrarlo in qualche modo, allora. Ci provo. No. Ma c'è Spiro? Oh, Spiro, tu spero sappia che cosa ti sei perso, Spiro. Io spero ne sia già a conoscenza e tu abbia già sofferto per la notizia, perché non voglio dartela ora. No. No, non lo sa. Abbiamo fatto la Nomads, no Loads or Secrets, Aranciro, e tu non c'eri. E tu non c'eri. C'era Alexino che boicottava. E ma anche te che le fai quando Sabaku fa la run di Outer Wilds? Ma l'ho fatta un giorno intero, Ciro. L'ho fatta 6 giorni fa. Eravamo preoccupatissimi. Avevo anche chiesto a Gomboni se ti avesse visto da qualche altra parte. Eri sparito, Ciro. L'hai fatta sabato, ne ho fatte 2 però, una di pomeriggio e una di sera. Minchia, quanto può streamare Sabaku che streama 2 ore e poi chiude, dai! A livello di level design, il primo di questi mostri è messo veramente di merda su sto corridoio qui stretto, eh. Porca puttana, che idea del cazzo hanno avuto, adesso gli devo andare dietro e aspettare che vada fino in fondo. Non dovresti rimanere rosso fino all'Epifania, Gomboni, che tutte le feste si porta via, eh? Vabbè, allora ti meriti di essertela persa, Ciro, vaffanculo, tu e Sabaku, che cazzo. Io lì preoccupato per lui e lui mi tradiva, un animale. Sei veramente un mostro. No, col cazzo. Every night I can feel my leg
Even my finger. Perché mo è girato di qua? E dai! No, secondo me non c'è un cazzo lì, la leva è qua. Se no non si spiega. No, non si è incastrato, è lì. È il suo posto. Ma io devo andare là. Se non dovessi rifare tutta sta strada ogni volta, proverei a capire meglio cosa devo fare. Cazzo, farei più roba tentativi, ma ogni volta mi fa partire da qui con quello stronzo là. Sempre lì nel corridoio stretto che devo aspettare che arriva. È pure bloccato. Anzi, sei proprio buggato. Devo trovare un'altra leva come questa. Non riesco a trovarla. Ma non è che si possono uccidere ora che mi si fa. No, perché non ho il potere. Row, row, fight the power. Ora è spostato. Non posso fare banish, vero? No. Me lo fa lui a me. E torna lì subito. Non lo so, io controllerei se c'è un piede di porco sopra la lanterna. Accetto consigli. Accetto spoiler. Accetto backseating. Boh, a sto punto c'era una leva di là che non ho visto, allora. Eccola là che si è incastrata. Siete proprio dei Callisto Protocol quando fate così, però, ragazze. Qualcuno vede leve?
Non sto capendo. Per me è un oggetto chiave questo, ma non me lo fa prendere perché non ho ancora triggerato la cosa che serve per fare in modo che lei mi dica che devo andare a trovarla. Sì, sì, vedrai che è così. Quindi non sentono i passi loro, ti vedono e basta. Sono sordi. Quanta merda ha già preso quel listo protocol? Non abbastanza. Quindi siamo successori spirituali del Space? No, cagherebbe le animazioni di morte a pagamento. Quando muoio vado in tipose rangdollo. Esatto, se... esatto, cagherebbe. Madonna, che gioco di merda. Arrivo qua e non so più che fare. Qual è l'obiettivo? Non ci sono obiettivi. Qua c'è una serratura. Quindi c'è una leva da trovare e io non la trovo. Questa stanza è completamente inutile. Ho appena sbagliato tasto. Ma non c'è un cazzo nemmeno lì. Non lo so, pomatino. Non c'è scritto. Non posso almeno tornare indietro. Posso tornare indietro. Oh, forse non devo andare lì adesso. Che ti devo dire? Ma abbiamo altre strade? Eh no, qua dove abbiamo ammazzato la tipa, dove c'era la boss fight, figurati se devo tornare qua. Signal Towers. Quello ormai è bloccato per tutta la vita, almeno questo. Ah, mamma mia, best bug della vita questo qua. Cioè, sono immortali, me lo confermi che sono immortali. Uccisione stealth non va.
This music box can make a good distraction if I can fix it. Ma io l'avevo cliccato prima, perché prima non aveva funzionato, scusa? E adesso devo prendere la chiavetta del cazzo che abbiamo visto lì, ma lo vedi come fa? L'avevo cliccata la music box prima, perché non ha funzionato? No, disbestia.com un cazzo. Va bene. Quindi, se io mi faccio vedere da un mostro ma riesco a salvarmi, il gioco rimane buggato. Rimango in allerta costante anche se loro non mi stanno vedendo, non mi stanno più seguendo, e quindi ogni funzione da oggetto chiave si blocca. Ecco perché prima cliccando sto coso non ha fatto un cazzo. Stessa cosa adesso, non mi fa mettere la chiave perché mi sono fatto vedere da quello. E anche se lui non mi sta più cercando, l'allerta non si toglie, rimane buggato finché non muoio e lo rifaccio. Scommettete che adesso se mi ammazzo e torno qua senza farmi vedere, quello funziona? Sta a vedere, No, non funziona comunque, ok. Vaffanculo. Vaffanculo anche a te. Quindi serve altro? Non basta solo la chiave? Abbiamo visto altri oggetti che si potevano prendere ma che non potevamo prendere perché non avevamo triggerato prima la sequenza. A parte la chiavetta non mi pare di aver notato altro, magari c'è qualcosa anche qui. Ma cosa stai dicendo? Ma come si è aperta quella? Ma con che logica si è aperta quella? Poi non c'era un cazzo qui. Madonna, impazzisco! Dove sono? È il posto nuovo? Ah, ok, è il posto nuovo.
Ok, abbiamo di nuovo i poteri. Questi sono quelli che devo distrarre col Carillon. Il Carillon ho visto che va messo qua. Ma perché non me l'ha preso allora? Non ho capito perché non me l'ha raccolto. No, non essere tutta sotto sopra, donnina. Perché non lo raccoglie? Lo raccoglierà solo quando vorrà lui. Quando vorrà lui dovrò tornare qua a prenderlo. Ma non ti perdono più. Ma fino alla fine. Impazzisco. Impazzisco. Non lo so. Cioè, questo è il music box e questa è la chiavetta che ho già trovato. Perché non posso portare il music box qui? That's all the pieces for the music box. Mancava davvero un altro pezzo. Ma non mi ha mai detto che i pezzi erano due.
Now I just need to find a good place to put it. Portarselo dietro no, ciccia. Troppa fatica. Aia. Here goes nothing. L'ho fatta. There you are, thank goodness. Wilson's waiting for you downstairs in the laboratory when you're ready. But first, can I get your help with something? Normally, I wouldn't ask this of a guest, but with all that's happening, I can't sneak out and get things like I usually do. Do you think you could pop round to the farmer's market back in town and find me a few ingredients? We're running quite low in the kitchen, and I was hoping we could all celebrate tonight with a lovely supper. Won't take but a moment if you go by train. Up to you. No pressure. Ma ha dato una quest secondaria? No, non è secondario. I mostri verso il carino facevano esattamente così. Cazzo di posto è questo? Quanti mica ce n'erano? No one could take it from me. Vietch, eh? Ah, che pro farmi torna qua. C'è il Black Friday, sì. Il culo d'inchiostro, il culo d'inchiostro. E non ci arrivo. Basta, ho fame, devo chiudere. Belloni,
BBB. Noi ci vediamo dopo, non lo so se dopo, non... è tutto molto incerto, è tutto molto vago, è tutto molto inconsapevole. Spero che lei vi sia piaciuto, spero che il gioco vi stia piacendo e io vi mando da... ma da nessuno, andate dove cazzo volete, dai. Ciao belloni, buona serata.